Me la sto godendo, questo silenzio, questa assenza di frenesia. State vedendo come davvero, cioè, anche se siamo comunque in un momento di difficoltà, ma se uno vuole un qualcosa di positivo se lo trova sempre. E di positivo davvero sto godendomi il silenzio, la serenità. E proprio l'assenza di questa frenesia, di questo dover fare, dover comprare, dover prendere, meraviglioso. Quindi gustiamocela tutta e gustiamocela con una certa ritualità. Prima di iniziare, però, vi chiedo se l'audio è ok, in modo che, bravissima Tati, in modo che io possa andare, ma mi sa che è ok perché la Tati mi sta rispondendo, quindi perfetto. E quindi ci siamo, bene. Allora, ricettina, non è una ricetta di cosmesi naturale, ma quest'oggi ci dedichiamo alla casa. Quindi l'ambiente in cui in questo periodo ci troviamo, diciamo, la maggior parte del tempo, perché comunque siamo tutta Italia in zona rossa, quindi non è che possiamo andare chissà dove, per cui siamo a casa. E questa diretta, la ricetta, chiamiamola così, che vi sto per trasmettere è quindi sia per coccolare noi stesse, sia per coccolare la nostra casa e per coccolarci insieme, ok? In maniera tale da viverci questi giorni, questo tempo di intimità, di ritorno a noi stessi, in modo sereno, in modo piacevole e facendoci del bene. E riempiendoci solo di cose belle, di cose bellissime. Quindi avete preparato gli ingredienti che vi ho indicati oggi pomeriggio? Quindi erbe essiccate, fiori, ripetiamoli insieme, così poi procediamo spediti e magari mentre ve ne sto parlando potete procurarveli se non avete visto il mio post oggi pomeriggio o se non avete fatto in tempo a procurarveli. Questa sera realizziamo insieme un pot-pourri, è un termine francese dove significa vaso contenente, diciamo, cose essiccate, chiamiamole così. Quindi un vaso, un recipiente contenente cose profumatissime, elementi naturali per lo più, che andranno a odorare la nostra casa. Quindi evitando di spruzzare in giro per le stanze o di vaporizzare o di diffondere sostanze chimiche che io personalmente non riesco più a sopportare, ma lasciando un sentore molto etereo anche, appena percettibile, ma molto gradevole, quindi di sostanze naturali 100%. Allora, per realizzare un pot-pourri, l'elemento fondamentale è costituito dai fiori essiccati, quindi qualsiasi fiore essiccato voi abbiate, io quest'estate ne ho raccolti vari, quindi ho in varie stanze ancora appesi ad essiccare dei fiori, qualsiasi fiore essiccato voi abbiate. Se non ne avete, vi invito a procurarveli, magari nei prossimi giorni. Un qualsiasi fiore essiccato, idealmente dei boccioli di rosa, sono fantastici se riuscite a trovarli in erboristeria, ma anche dei petali di calendula o dei grani di lavanda, quindi qualsiasi fiore essiccato va bene. È la base per la realizzazione del nostro pot-pourri, perché i fiori essiccati saranno quelli che andranno ad impregnarsi maggiormente degli oli essenziali che aggiungeremo poi per odorare. Quindi fiori essiccati. Successivamente abbiamo bisogno di erbe essiccate, erbe aromatiche per esempio, oppure foglie di alloro, foglie, qualsiasi tipo di foglia voi riusciate a procurarvi. Terzo elemento che possiamo aggiungere al pot-pourri, quindi almeno i fiori ci devono essere, gli altri, diciamo,
di questi elementi che vi sto raccontando sono facoltativi, però ovviamente un potpourri è anche un qualcosa di bello da vedere, quindi più lo assembliamo con gusto, anche estetico, più farà effetto dentro le nostre abitazioni. Quindi terzo elemento facoltativo ma fortemente consigliato, soprattutto se vogliamo realizzare un potpourri invernale, sono le spezie. Quindi vi potete sbizzarrire e adesso vi dico che cosa ho io. Quinto elemento, ah no, sono al quarto, pardon, per me è fondamentale in questa stagione anche perché andiamo a riciclare anche un qualcosa che altrimenti butteremmo, sono le scorze di agrumi. Quindi noi ci mangiamo le arance, ci mangiamo i mandarini, ci mangiamo i limoni, li spremiamo, bene. Raccogliamo le scorze, le facciamo essiccare, adesso vi dico come, e ne possiamo fare dei potpourri. Infine, per odorare, per dare l'odore al nostro potpourri, abbiamo bisogno di oli essenziali. Ora, rispetto ai potpourri chimici che possiamo acquistare e che hanno odori, profumi sintetici al loro interno, quindi si sentono tantissimo e fanno davvero profumo in casa perché contengono profumi sintetici. I potpourri naturali hanno un po' il difetto di non odorare così vistosamente. È normale perché andiamo ad usare oli essenziali che sono volatili e non sono così, come dire, intensi e non si impongono così tanto come i profumi sintetici. Diciamo è un po' lo scotto da pagare per voler fare una cosa naturale, ma a mio parere, diciamo, è molto più gradevole, un profumo appena percettibile, quasi una nota eterea, piuttosto che un qualcosa che ti si impone e ti devi piacere per forza. Ecco, io non sopporto gli odori imposti. No, quelli chimici che veramente fanno quasi violenza alle nostre, ai nostri bulbi olfattori. Quindi preferisco un qualcosa di appena percettibile che dia la nota, dia la firma alle nostre abitazioni. E quindi preferisco rivolgermi ovviamente agli oli essenziali. Anche perché rispetto ai profumi sintetici, gli oli essenziali hanno delle proprietà, quindi si parla proprio di aromaterapia. Proprietà sul fisico ma anche sulla psiche, psicoaromaterapia. Quindi io personalmente preferisco un qualcosa che mi dia, che mi doni davvero benessere. E intanto ciao Rita e ciao Anna Maria, ben arrivati anche a voi. Ma vi insegnerò, vi darò un trucchetto per rendere l'odore degli oli essenziali diciamo più duraturo, perché altrimenti una volta che inserite l'olio essenziale nel vostro potpourri, dopo qualche giorno non si sentirà più. Quindi rimanete in diretta perché vi darò proprio il segreto per, si dice, fissarlo, ok? Quindi iniziamo. Creare, realizzare un potpourri in casa è quasi un rituale, è per questo motivo che ho preferito fare questa diretta in un giorno festivo, oggi è Santo Stefano, perché questa autoproduzione è proprio una sorta di rituale. Quindi non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, mamma mia quanto siamo bravi a fare il potpourri, ma vuole essere un modo per. A che cosa servono i riti, i rituali? I rituali ci permettono di tornare a vivere nel momento presente, staccare il vortice della mente, no? Dei pensieri continui, staccare e tornare a vivere nel qui e ora, nell'istante presente. Davvero non c'è terapia migliore per il proprio benessere. Quindi realizzare in casa il proprio potpourri è un atto di mindfulness vera e propria. Intanto c'erano dei commenti che sono scorsi su, e intanto ciao Rita.
Allora, sì, esatto, Cinzia, esattamente, non sopporta i potpourri chimici e nemmeno la Daniletta. Ciao Daniletta, intanto. Neanche io proprio non riesco più a sopportare nessun profumo chimico né per la persona né per l'ambiente, tant'è che mi sto formando in profumeria botanica olistica e successivamente ci saranno delle novità, quindi a tal proposito. Ma iniziamo quindi. Procuratevi dei fiori essiccati intanto, qualsiasi abbiate, anche della semplice camomilla se non avete altro, o se avete raccolto quest'estate dei fiori di lavanda, procuratevi dei fiori di lavanda che avete raccolto ed essiccati. Io ne ho vari di fiori, ma volendo creare un potpourri invernale, preferisco dei colori. Delle cromie piuttosto calde, ok? Quindi la lavanda va benissimo se la avete, mettetela. Io personalmente questa sera sceglierò la calendula, quindi ho dei fiori di calendula che mi sono avanzati dall'altra sera che abbiamo fatto il corso Unguento e Oroliti, e quindi userò la calendula. Procuratevi intanto come prima cosa una ciotolina, che sarà la ciotola in cui lascerete il vostro potpourri da disporre nelle vostre stanze, quindi sceglierete una stanza dove andarlo a posizionare. Io ho questa ciotolina di terracotta, quindi come misura useremo la ciotola di destinazione finale. E in questa ciotola iniziamo l'assemblaggio. Quindi, primo ingrediente, dei fiori essiccati. Quanti? Non c'è una misura, è tutto molto a sensazione, è molto personalizzato, quindi io preferisco fare per esempio una pari quantità di fiori essiccati e pari quantità di erbe, ok? Ma davvero fatevi guidare dalla vostra fantasia e dal vostro sentire nel momento presente. Magari sentite di voler mettere più erbe, meno fiori, va bene lo stesso, è tutto perfetto. Andate bene lo stesso. L'importante, ecco, che impariate i principi della autoproduzione di un potpourri, o meglio del rituale di preparazione di un potpourri. Quindi, fiori essiccati in prima battuta. Io scelgo, come vi ho detto, dei fiori di calendula, quindi quest'arancione, questo sole che sbocciano un po' tutto l'anno i fiori di calendula, tant'è che nella aiuola davanti a casa mia c'erano fino a qualche giorno fa, ma questo arancione mi sa di caldo, mi sa di sole, quindi d'inverno abbiamo bisogno di colori che ci richiamino il caldo, il sole, quindi mi piace assemblare il mio potpourri partendo da fiori di calendula. Dopodiché ho questo bel mazzo di aromatiche che ho raccolto quest'estate e ho vari tipi di aromatiche. Qui abbiamo del rosmarino, dell'alloro, della menta, della melissa. Quali mettiamo? Quelli che sentiamo vadano bene per noi. A me, per esempio, in un potpourri invernale piace aggiungere del rosmarino che dà tono e dell'alloro che richiama l'aurus nobilis, quindi richiama la nobiltà. Quindi andrò ad aggiungere del rosmarino e dell'alloro e vedremo un po' se il mio sentire mi guiderà a scegliere qualche altra aromatica. Voi quali aromatiche avete? Avete qualcosa di essiccato? Bisogna infatti partire da erbe, fiori essiccati, tutto deve essere essiccato altrimenti vi va male. Quindi, se avete qualcosina di essiccato, anche delle semplici spezie, no? Della salvia, del rosmarino, del timo, magari anche il timo va benissimo, potete prenderli in quantità che desiderate voi, quindi in base alla vostra disponibilità e potete continuare a comporre il vostro potpourri. Intanto allora, vediamo un po', mi fa una domanda Egle. Allora, i fiori è meglio siano profumati, oppure potrebbero essere anche di ortensia, visto che si seccano? Sì, esatto, Egle. Tu praticamente i fiori ti serviranno da base che poi si andrà ad impregnare dell'olio essenziale che tu metterai. Quindi possono essere anche fiori che non profumano, la calendula per esempio non profuma. Quindi poi non l'andremo a profumare. E quindi continuiamo ad assemblare il nostro potpourri, tutto con una certa ritualità, con
con una certa gestualità, quindi mi lascio guidare da questa autoproduzione, mi lascio rilassare da questa autoproduzione e vado a scegliere i fiori e le erbe essiccate che mi chiamano di più. E alcuni che fanno, ci sono diverse scuole di pensiero nell'autoproduzione dei potpourri. Alcuni pestano, quindi tritano, triturano le erbe con un mortaietto. Io preferisco lasciare le erbe e i fiori visibili perché a mio parere il potpourri deve essere un qualcosa anche bellissimo da vedere. Quindi quando vedo le erbe e i fiori visibili, cioè proprio che riconosco che tipo di erbe, che tipo di fiori ci sono, a me dà una sensazione di armonia nell'insieme, quindi io preferisco non tritarli. Però vi ripeto, ci sono diverse scuole di pensiero. Potete anche regalare i vostri potpourri, magari li mettete in dei bei vasetti e li regalate. Adesso siamo un po' fuori tempo, però non è mai troppo tardi, visto che molti di noi non sono riusciti a fare neppure regali dal vivo, tipo me, e quindi li farò posticipati quando potrò scendere giù dai miei genitori e dagli amici, per cui, perché no, siamo ancora in tempo per autoprodurci il nostro potpourri. Vi ripeto, le erbe, le spezie potete sceglierne tra quelle che avete o tra quelle che riuscite a trovare tra erboristeria, negozi di prodotti naturali o altro. Quindi lasciatevi guidare da ciò che riuscite a reperire. Quindi anche per le erbe, idem, va bene la melissa. Allora, sì, assolutamente. Anche le erbe possono anche non essere profumate, potete anche prendere, che so, delle foglie semplici essiccate che magari avete raccolto, o che so, dei rametti di pino, dei rametti di abete, vanno benissimo, delle pigne, adesso lo vedremo. Quindi ciò che riuscite a reperire, l'importante siano elementi naturali desunti da queste categorie, quindi fiori essiccati, che a mio parere sono la base, e o erbe essiccate, e o spezie, e o, guardate qui, adesso ci arriviamo, scozze di agrumi essiccati. Allora, veniamo a noi, quindi qui ho messo, non so se riuscite a vedere, ho messo dei fiori essiccati con delle foglie di alloro, salvia e metterò anche qualche rametto di rosmarino. Riuscite a vedere? Bene, a questo punto qualche rametto di rosmarino lo voglio mettere, quindi vi ripeto, il rosmarino è un tonico, quindi soprattutto nella stagione invernale abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia tono e quindi il rosmarino ci viene in aiuto, questa aromatica fantastica, questa aromatica davvero potentissima su più piani. Ok, a questo punto veniamo a, secondo me, al clou di un potpourri invernale, che sono le scorze di agrumi. Allora, li mangiamo ogni giorno, per cui non ci mancheranno e possiamo fare che cosa? Possiamo essiccarli. Adesso vi spiego come. E quando sono perfettamente essiccati, possiamo aggiungerli al nostro potpourri. Come essicchiamo gli agrumi? Allora, la tecnica che io ho usato per essiccare le mie scorze, quindi scorze di arancia, mandarino e limone, è l'essiccatore. Quindi magari poi vi posto tra i commenti il link ad un essiccatore che potete procurarvi, fa sempre comodo avere un essiccatore, anche per conservare la frutta durante l'inverno, fa sempre comodo. Seconda modalità è in forno, quindi forno ventilato a 120, ahimè per circa 3 ore, quindi se ne va un sacco di corrente elettrica, non è la modalità che io preferisco sinceramente, però se volete cimentarvi, l'importante è che facciate attenzione a non bruciare, ok? Terza modalità, economicissima, una delle mie preferite se non avessi l'essiccatore, è il termosifone. Quindi disponete le fettine di arancia o di limone sul termosifone, ovviamente acceso, avviato,
Approfittiamo quindi se nelle nostre abitazioni la maggior parte delle ore sono accesi i termosifoni, quindi riscaldamenti, disponiamo quando sono perfettamente asciutte e essiccate, possiamo usare le nostre scorsette. Quindi quanti giorni ci vuole dipende da quanto tempo lasciamo i nostri termosifoni accesi dalla temperatura. Quindi disponeteli per qualche giorno finché si asciugano e si seccano, ok? Allora, perfetto, bravissima Tati, proprio così, sui riscaldamenti. Bene, e io quindi vado ad aggiungere anche le scorzette che danno anche un tocco di colore e quindi sono bellissime anche da vedere, è veramente delizioso. Voi sapete la mia passione per la cosmesi naturale, no? Ma mi sto avvicinando anche a tutto ciò che serve per, diciamo, coccolare la casa, no? Anche la casa è un organismo, se vogliamo, vivente e possiamo quindi coccolarla con tutto ciò che la natura ci dona. E io abbonderei con questi agrumi perché sono davvero bellissimi da vedere. Guardate che bellezza! Guardate che bellezza, il mio potpourri che a breve realizzerete anche voi, ok? Quindi vi ripeto, fiori di calendula, ma qualsiasi fiore abbiate va bene. Foglie di salvia, alloro, rosmarino, scorzette di agrumi, multicolor, quindi arancione, giallo, fantastico. Oh, a questo punto veniamo a noi. Possiamo arricchire, impreziosire il nostro potpourri con le spezie che sono tra le protagoniste, anch'esse come gli agrumi, della stagione invernale. Quindi, quali spezie sono più, come dire, più indicate, più utili nella stagione invernale? Quelle che riscaldano. E c'è per esempio la cannella. La cannella è una spezia riscaldante. E c'è anche il cardamomo e ci sono i chiodi di garofano, quindi sono tutte spezie che ci riscaldano e come riscaldano il nostro corpo, riscaldano anche la nostra abitazione, quindi lasciamoci coccolare dai sentori, dagli effluvi di queste spezie così calde, così aromatiche, così intense, andandole ad aggiungere per arricchire il nostro potpourri. Quindi iniziamo con una manciata di semi di cardamomo, bellissimi. E proseguiamo con dei semi con dei chiodi di garofano e via. E dopodiché ho dei bastoncini di lavanda, scusatemi, di cannella. Ne ho tre, ne prendo due, l'ultimo lo lascio alla fine per decorare, proprio mettere sul mio potpourri. Dopodiché mi ero dimenticata, io ho, perché mi servivano per un'autoproduzione, dei fiori di ibisco essiccati. Ovviamente non sono facili da reperire, non li mettete quelli che avete, ok? Quindi aggiungo anche dei fiori di ibisco e il mio potpourri sta prendendo forma, è sempre più bello, guardate, e non è ancora pronto, eh? Qui lo sto soltanto assemblando. Adesso vi faccio vedere che cosa facciamo. Ho una pigna, che ha raccolto, mi pare, mio figlio, e perché no? Andiamola ad aggiungere al nostro potpourri. Quindi, anche se trovate pigne, va benissimo, cortecce di conifere soprattutto, pino, piuttosto che abete, vanno benissimo. Bene. A questo punto che cosa succede? Finisce qua? No, soltanto questa miscela sì, è profumata comunque, ma non tanto quanto un potpourri in cui andiamo ad aggiungere degli oli essenziali. Vi assicuro che già così è profumatissima in virtù delle scorze di arancia, delle spezie, dell'alloro, quindi già così avvicinandoci è un profumo delizioso, ma noi andiamo a far di più. Andiamo ad impreziosire, ad arricchire il nostro potpourri con degli oli essenziali purissimi. Adesso qui a voi la scelta, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. L'unico consiglio che vi do è quello di
usare degli oli essenziali purissimi, quindi evitate profumi sintetici a meno che davvero non vogliate che si sentano i potpourri a chilometri di distanza, ma per il resto, a mio parere, preferite tutto ciò che è naturale, quindi gli oli essenziali sono estratti da piante, quindi 100% naturali. Mi raccomando, puntate alla qualità perché questo potpourri vi farà anche aromaterapia, ok? Ma adesso vi do il segreto. Il segreto per realizzare un potpourri come si deve, quindi con i fiocchi, è andare a fissare l'olio essenziale, altrimenti dopo qualche giorno voi non ce lo ritrovate più nel potpourri, l'odore non si sente più così forte. Per cui bisogna che noi fissiamo l'olio essenziale, che altrimenti, essendo volatile, evapora e non lo ritroviamo più nella nostra miscela d'erbe, agrumi, scorze, eccetera. Per cui, ingrediente magico per fissare il mio olio essenziale nel potpourri è, da-dan! Non so se si legge. L'amido di riso, si legge al rovescio perché giustamente c'è la telecamera da questa parte. L'amido di riso, chiederete, ma va bene anche l'amido di mais, l'amido, il fecola di patate? Idealmente l'amido di riso è quello che vi fissa di più. In mancanza di amido di riso, ok, l'amido di mais, ma se avete l'amido di riso è meglio, è il fissativo migliore in assoluto. Quindi che facciamo? Basta un cucchiaino di amido di riso, un cucchiaino scarso, se no vi sporca tutto il potpourri, e ci vado ad aggiungere proprio all'interno del mio amido, vado ad aggiungere il mio olio essenziale o la mia miscela di oli essenziali. Allora, qui vi do qualche chicca, essendo che mi sto formando in profumeria botanica olistica. E la mia tutor, che è bravissima tra l'altro, mi sta insegnando che per la profumeria botanica ciò che è importante è fare il test olfattivo sempre, quindi non scegliere gli oli essenziali perché ce l'ha detto qualcuno, ma testare olfattivamente noi gli oli essenziali. Quindi possiamo aggiungere un solo tipo, come vi dicevo, o più di un olio essenziale, ma tra loro ci deve essere una armonia. La profumeria botanica, soprattutto, fate conto che sia come una composizione musicale, quindi è come la musica, ma anche come la pittura, cioè noi dobbiamo cercare di creare un'armonia d'insieme. Quindi andiamo, se vogliamo aggiungere più di un olio essenziale, andiamo ad aggiungere oli essenziali che tra loro non stonino, proprio esattamente come un componimento musicale. Quindi come si fa? Si avvicina l'olio essenziale, uno all'essenziale, quindi si fa il test olfattivo, idealmente si andrebbe fatto su delle cartine, dei pezzettini di carta appositi per testare gli odori, le mouillettes. Quindi testiamo un olio essenziale, ne testiamo un secondo che abbiamo scelto, dopodiché idealmente dobbiamo cercare di annusarli, odorarli entrambi insieme per valutare la loro sinergia d'insieme, cioè se sono perfettamente in armonia tra loro. Io in questo caso gioco semplice, quindi vado sul semplice e per un potpourri invernale scelgo due oli essenziali, come dire, protagonisti della stagione invernale, che sono l'arancio, l'olio essenziale di arancio dolce e l'olio essenziale di cannella, che abbiamo anche nel potpourri. Quindi sono due elementi che abbiamo anche nel potpourri. Nella scelta dell'olio essenziale fatevi guidare anche dagli elementi che avete aggiunto nel potpourri. Quindi andate a risaltare gli elementi che avete già aggiunto. Teoricamente, se ci mettessi, che so, un olio essenziale di gelsomino, stonerebbe nell'insieme, capite bene? Abbiamo fatto un potpourri
tipicamente invernale, un olio essenziale di gelsomino in questa sinergia di elementi naturali stonerebbe. Quindi invernale, un potpourri invernale mi fa pensare più a questi due oli essenziali, arancio e cannella, ma ce ne sono altri che possiamo inserire. Ma avremmo potuto inserire anche del limone, per esempio, o che so, del pino, visto che abbiamo aggiunto una pigna, o dell'alloro, insomma, fatevi guidare da quello che io chiamo il vostro mastro profumiere interiore. E se avremo modo, poi ve lo insegnerò, queste cose che sto io stessa imparando, quindi le semplificherò e ve le trasmetterò anche per la cura della persona, quindi per la profumazione della persona personale. Quante gocce di olio essenziale andiamo ad aggiungere? Per un potpourri di medie dimensioni come questo andremo ad aggiungere un cucchiaino di amido di riso e 40 gocce in totale di olio essenziale. Qua io ne ho scelti due, quanti di ciascuno scelgo io. Quale mi piace di più? L'arancio, metto più arancio, quindi che ne so, metterò 30 d'arancio e 10 di cannella. A me piace proprio mettere parti uguali, perché davvero è una sinergia meravigliosa. Quindi vado a misurare le mie gocce . Ci vorrà un po' di tempo se avete il contagocce a raso, purtroppo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con la cannella, che è un riscaldante fantastico. E andiamo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con l'arancio dolce, che è accogliente. L'olio essenziale di arancio dolce è, come dire, mette di buon umore. Bene, andiamo a mescolare il tutto all'interno di una ciotolina. Dopodiché, che facciamo? Se vediamo che l'amido è troppo diluito, come in questo mio caso, ne aggiungiamo un pochino di più, quindi possiamo arrivare fino a due cucchiaini. Dobbiamo creare una sorta di polverina profumata, non deve essere un liquido, altrimenti gli oli essenziali non si fissano bene. Andiamo a distribuire, a rompere i grumetti che si formano. Ok, quindi abbiamo questa polverina, ve la faccio vedere, voilà! E questa polverina dove la mettiamo? Allora, segreto, altro segreto per realizzare un potpourri d'eccellenza. Ci occorre una bustina, un sacchetto di quelli per il freezer, ok? Lo riutilizzeremo, quindi non buttatelo, non butteremo plastica, perché lo riutilizzeremo, adesso vi dico come. Quindi andiamo ad inserire intanto la nostra miscela di erbe, fiori, corteccia, no, che abbiamo messo, scorze, spezie nel nostro sacchetto. Inseriamo anche la polverina profumata, quindi l'amido di riso con gli oli essenziali, la ripuliamo bene, io mi aiuto con il sacchettino stesso. Voilà, a questo punto che facciamo? Chiudiamo ermeticamente il nostro sacchettino, un po' come si fa con i pandori, avete presente il pandoro? Si mette lo zucchero a velo, poi si mette nella sua bustina e via, si va a, voilà, a mescolare il tutto. Proprio è a tema, perché mi ricorda quando da piccolina preparavo il pandoro, con lo zucchero a velo, e voilà. Bene, a questo punto, ragazze, e mi scrive Tania che oli essenziali usi, adesso te le vi dico. A questo punto, ragazze, l'ideale è lasciare almeno per una notte, ma dico almeno, idealmente per una settimana, quindi se avete la pazienza di aspettare, io non ho la pazienza in questo caso perché voglio subito gustare gli odori,
Quindi lasciate il potpourri almeno una settimana, al massimo una notte intera dentro il sacchettino, chiuso ermeticamente, quindi chiudetelo. In questo modo il vostro potpourri si andrà ad impregnare perfettamente degli oli essenziali. Quindi vi ripeto, se avete la pazienza, lasciate il sacchettino chiuso ermeticamente in questo modo per una settimana, ok? Quindi in un luogo possibilmente buio. Se invece non avete la pazienza come me, almeno una notte lasciatelo stare, ok? Dopodiché, trascorsa questo periodo di maturazione e il tutto andrà in sinergia, quindi le piante, le spezie, gli oli essenziali parleranno tra loro, tra virgolette, andiamo a trasferire tutto nella nostra ciotola finale. Ed eccoci qua. Io ovviamente dopo rimetterò il tutto nel sacchettino perché voglio che almeno una notte resti. Mettiamo la pignetta sopra. Io ho lasciato una stecca di cannella per decorare alla fine. Eccoci qua. Magari sempre per decorare inserisco qualche altro tocco di agrumi. Ed eccoci qua. E non vi dico l'odore che ha, è perché è delizioso, è davvero delizioso. Ecco il mio potpourri perfetto. Dove lo metto? In sala o che so, in un ambiente che voglio deodorare. E vi assicuro che quando state in prossimità del vostro potpourri, tutti gli aromi si sprigioneranno. È una delizia, davvero. Mi viene voglia di mangiarlo. Allora, mi chiedeva Tania, mi chiedeva che oli essenziali ho usato. Allora, io ho usato una sinergia di questi due oli essenziali, arancio, cannella in parti uguali, è delizioso a mio parere. Ovviamente gli oli essenziali sono strettamente personali, quindi come vi consigliavo prima, fate prima il test olfattivo, quindi testate uno per uno gli oli essenziali e poi cercate di testarli insieme per vedere se l'abbinamento vi piace, se la sinergia vi parla, ok? Quindi è bellissimo. Io che non sono brava a decorare in realtà, però questa autoproduzione, come vi dicevo, è una sorta di rito, quindi mi permette di staccare un attimo la mente, di vivere nell'istante presente e poi di godere, io la terrò qua nel mio studio, di godere di questi aromi che sono la cannella riscaldante, tonificante, l'arancio invece è accogliente, è un ottimo antistress, è davvero delizioso anche da godersela poi semplicemente guardandolo, cioè guardando la bellezza, no? Ci richiama un po' la bellezza, l'armonia dell'insieme. Quindi fate questa autoproduzione per voi, per la vostra casa, fatelo per vivere un momento di rito con voi stessi, vivendo l'istante presente e poi per beneficiare degli effluvi benefici degli oli essenziali. Bene, la diretta è terminata qua. Vi ricordo che è possibile, se volete, questi giorni di festa, che magari siete dentro casa, se volete imparare qualcosa di davvero utile, potete chiedermi, scrivetemi un messaggio privato, potete chiedermi i videocorsi registrati dei precedenti corsi di autoproduzione, quindi ce ne sono tantissimi. Corso di autoproduzione viso, la cosmesi invernale, quindi la crema curativa botanica, i burrini, il corso di autoproduzione make-up o se volete cimentarvi con l'autoproduzione del sapone, quindi potete scrivermi perché ho riservato una, diciamo una promo proprio per voi, tutto il 2020, quindi fino al 31 dicembre, scrivetemi, chiedetemi perché ho riservato una promo per i corsi che abbiamo fatto finora e di cui posso farvi avere la registrazione, le dispense e il tutoring, quindi sono a vostra disposizione poi per risolvervi dubbi, domande, problematiche varie. Quindi scrivetemi perché ce ne sono vari che abbiamo fatto e potete imparare anche voi.
Successivamente, quindi a gennaio, riprendiamo con le novità, quindi con l'autoproduzione dei prodotti per capelli, balsamo e via dicendo, con l'autoproduzione del profumo che sto ultimando, quindi sto ultimando la formazione e non appena avrò raccolto tutte le informazioni le trasmetterò anche a voi, quindi faremo proprio un vero e proprio corso per imparare anche questa meravigliosa arte. E poi ci saranno tantissime altre novità, man mano che andremo avanti, quindi restate qui sulla pagina. Io vi ringrazio come sempre e voglio rinnovarvi i miei auguri più sentiti e sinceri, che davvero sia un Natale, sia stato e continui ad essere un Natale in cui chi rinasce come in prima battuta è il nostro bambino interiore, la nostra bambina interiore. Io uso l'autoproduzione per far giocare la mia bambina interiore, quindi che sia un Natale di rinascita della bambina, del bambino che è in noi e che vuole tornare a giocare, divertirsi, a credere in se stessa o in se stesso. Quindi questo è il mio mezzo, lo strumento che la mia anima usa per aiutare le persone a far tornare a giocare il proprio bambino interiore. Quindi spero di riuscirci. Questa sera ci ho provato con il potpourri. Quindi divertitevi, fate tornare a gioire il vostro bambino interiore, perché se rinasce il bambino interiore, davvero avrete una sferzata di energia in più che poi trasmetterete anche ai vostri cari, anche agli altri. Ecco perché a Natale siamo tutti più buoni. Ma non siamo tutti, non siamo buoni, non siamo più buoni se prima non abbiamo coccolato ampiamente ed amato la nostra bambina interiore. Ok? Io vi ringrazio e ci vedremo per gli auguri di fine anno e per ringraziarvi di essere stati con me tutto questo anno un po' particolare. Un abbraccio a tutti e buona serata da Melli Meglio Naturale, soluzioni semplici per vivere più sani. A presto! Ciao a tutti! Ciao Manuela, ciao Cinzia, ciao a tutti voi!